come vedete oggi c'è una colazione un po' diversa perché andiamo a fare il reorganizing my bookshelves e ho intenzione di mettermi le mani nei capelli perché non sarà una cosa per niente facile, ma ci proveremo. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che qui sotto l'info box potete trovare tutti i link ai miei social. In particolare vi ricordo di seguirmi su Instagram, @robinsandbooks, che è il social che utilizzo di più, dove pubblico di libri, film, serie tv, Funko Pop e altre tantissime cose nerd. A questo punto, dopo questo sproloquio, direi che possiamo cominciare. Sarà lunga e difficile. E sono le 3 del pomeriggio, quindi è probabile non registrarmi la mattina anche la luce all'improvviso cali. Spero di no, spero di farcela prima che cali, ma who knows. Vi mostro la situazione. La situazione è questa. Lì ci sono tazze, Funko e altro. Qui ci sono tutti i libri. E ora devo rimetterli lì su, che è tutto vuoto. Tutto. Però prima devo dare una pulita. No, vabbè, mi devo vedere cosa avevo fatto.
Comunque, la situazione è tremenda. Ho qui fantasy, romance. Ho spostato il letto al centro della stanza perché altrimenti non riuscivo a mettere i briddi qua. Sto morendo. Ok, ho deciso che comincerò con il romance. Quindi, yes. Thank you.
vedere il risultato finale. Sono esausta, sono passate 2 ore da quando ho cominciato a girare, sono passate 5:30, sono 5:15. Sto per morire. Comunque, ho cambiato un po' di cose. In quella libreria lì c'erano i fantasy, e lì nel senso questa, c'erano i fantasy inflessibile. Ora lì ho deciso di dedicare gli scaffali a quegli autori a cui voglio dare uno scaffale unico, tipo sarà J. Maas, tipo J. Christoph, queste cose qui. Lì che prima c'erano qui, i romance, nella parte sopra i romance in rigida e nella vitrata i romance inflessibile, ora ci sono tutti i fantasy, sopra i fantasy in rigida e nella vitrata i fantasy inflessibile, lo scaffale Armentrout che... non la so usare, non so dire questo, è rimasto lo scaffale Armentrout, e invece la libreria di là è diventata la libreria romance, dove sotto la Torre Eiffel, quindi quel lato lì è per i fantasy in rigida, mentre il lato accanto ai fantasy di qua è il lato dei romance inflessibili. Non ce la faccio più, ora vi faccio vedere il risultato finale. Esausta, questo è tutto. Non voglio fare un reorganizing my bookshelf mai più, almeno non prima del 2021, perché è veramente qualcosa che toglie tutte le energie, tutte, e io sono, non so cosa dire ora. Capisco Mirko quando alla fine del video ho detto che aveva sudato 7 camicie. Già, Mirko, ti capisco, e però è colpa tua se ho fatto questo video, quindi ti ammazzo. No, sto scherzando. E nada, quindi fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Io sono anche mo già, come dico le cose, perché sono anche stanca. Comunque mettete un pollice in su se il video vi è piaciuto, commentate qui sotto con tutto quello che pensate circa questo video. Fatemi sapere voi come avete organizzato le vostre librerie, se per copertina rigida, copertina flessibile, autore, casa editrice o quel che. Condividete questo video con tutti i vostri parenti, amici, cugini, cani, gatti, topi, elefanti, coccodrilli e anche l'aquila reale. Iscrivetevi al canale, attivate la notifica per avere... attivate la campanellina per ottenere le notifiche a tutti i miei video. E noi ci vediamo al prossimo video, che si spera sia meno stanco.